Il nostro dipartimento si finalizza alle cure al momento della nascita. È, se volete, una nuova idea per gli ospedali pediatrici. Avere la possibilità di questa nuova struttura ci permetterà di essere molto più coesi, con degli spazi molto più organizzati e non quelli che abbiamo ristrutturato dal 1938 in poi. Quindi noi siamo molto contenti, stiamo già lavorando all'idea di come renderci più efficienti. Noi, insieme agli ostetrici, noi pediatri, per le cure dei neonati, che sono anche i neonati fisiologici. All'interno di un ospedale pediatrico dove c'è la patologia, si pensa solo alla patologia, noi avremo anche la possibilità di curare bene, come stiamo ancora facendo, ma meglio per le facilities che abbiamo, il neonato fisiologico. Noi siamo veramente entusiasti e veramente molto contenti di poter aggiornare la nostra medicina con la tecnologia, che è molto più fruibile, molto più facile, con spazi adeguati e non così balbettiamo certe volte nei vecchi ospedali a aggiungere un po' di tecnologia. Abbiamo studiato ogni minimo particolare di questi nuovi spazi dedicati che per noi saranno un grande, enorme vantaggio di qualità di cure erogate, fino a quelle più facilmente intuibili come la marsupioterapia, per studiarne anche gli effetti positivi che ci sono per il futuro del neonato, che preoccupa noi e che in questa struttura ci permetterà sicuramente di offrirlo al massimo delle possibilità. Molti non sanno, ma nessuno vuole spaventare, che esistono anche delle problematiche in attesa al momento della nascita e questa nuova struttura ci permette di essere molto più sicuri e rispettosi anche della dignità della mamma e del bimbo che nasce, perché ci sono molte sale parto dove si può fare tutto l'ultimo travaglio e la nascita senza spostarsi troppo, con delle sale ben organizzate per questi aspetti. Quindi noi accettiamo la sfida del nuovo ospedale di organizzarlo perché proprio sappiamo che possiamo crescere nella qualità delle cure erogate, nella sicurezza che noi già eroghiamo nel vecchio ospedale, ma con una maggior quota di serenità professionale. Questa è la nostra terapia intensiva dove ci sono i bambini più instabili. Prego, venite. Ci sono le infermiere, le mamme che sono vicine ai loro piccolini. Questo è un bimbo che ha un aiuto con una CPAP nasale, cioè respira per conto suo, ma respira contro una pressione, come la vecchia storia dei caschi del Covid, per intenderci. Lui sta bene, siamo molto fiduciosi di come starà e così stanno tutti gli altri nostri bimbi prematuri. Questo è il vecchio concetto di un ospedale, di un reparto nel quale una volta non c'era l'accesso 24 ore su 24 per i genitori e potevano solo vedere i bambini da fuori, dall'esterno. Quindi nel nuovo reparto non ci sarà uno spazio come se fosse un acquario, ma c'è semplicemente uno spazio riservato, una family room, per ognuno di questi genitori e di queste anche infermiere che operativamente saranno con questi bimbi. Stiamo facendo una radiografia a un bimbo che adesso sta molto bene, prego venite di qua e questo è quello di cui vi volevo parlare, cioè del fatto che i nostri genitori non riescono ad avere uno spazio dedicato come invece avranno nel nuovo reparto ognuno di loro per stare con il proprio bimbo e qui non c'è un rispetto della privacy ed è meno facile avere tante ore da dedicare al proprio bambino. In questa anche problematica di rumori che ognuno sente quelli degli altri, insomma, al di là della privacy c'è meno possibilità di essere, come dire, più vicini al proprio bimbo, come speriamo e siamo sicuri che sarà col nuovo reparto.